Un campo di allevamento enorme, oltre 360 ettari di superficie a Piombino, in mezzo al mare nel Golfo di Follonica. Qui si producono le cozze, in impianti ancorati in acqua grazie all'utilizzo di rocce locali. 14-16 mesi di immersione in lunghe reti e poi le cozze vengono riportate in superficie, selezionate direttamente sulla barca e confezionate. Un progetto del Centro di Sviluppo Ittico Toscano, sostenuto dalla Regione con 750.000 euro, di cui 250.000 dedicati alla realizzazione dell'impianto. 500.000 arrivano dai fondi europei FEAMP. Ha 48 long line, cioè travi di allevamento, per una lunghezza complessiva di oltre 72 km. Sono ancorati al fondo con 624 blocchi di sassi, di massi rilevati dalle cave qui nei dintorni, perfettamente compatibili con l'ambiente. Un impianto bello, innovativo, che consentirà alla Toscana di avere e di mangiare le cozze allevate in Toscana, in un mare che conosciamo, un mare particolarmente pulito, quindi garanzia di qualità, di correttezza nell'allevamento, di seguire quindi ancora una volta la filiera toscana. L'impianto comprende inoltre due cozzare, tipica imbarcazione per la coltivazione e la lavorazione di mitili, alle quali è seguita l'acquisizione di altre due natanti a servizio dell'impianto, che avranno un duplice utilizzo e saranno fruibili anche per la pesca a turismo, diminuendo così lo sforzo di pesca. L'intervento sarà poi completato con la realizzazione a terra dello stabilimento di trasformazione del prodotto ittico, che sarà così coltivato e lavorato nel comune di Piombino, in un'ottica di valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio e di incremento dell'occupazione locale. Piombino e il Golfo di Follonica rappresentano un bel potenziale per tante forme di imprenditoria, compresa l'itticoltura. Ci sono tanti imprenditori che da anni investono in questo bellissimo golfo e ci sono nuovi imprenditori come Cesit oggi, che ha investito negli ultimi mesi e sta per entrare in produzione. Questo determina occupazione, determina una prospettiva di diversificazione. La macchina comunale funziona al fianco di questi imprenditori, abbiamo tanti progetti insieme a loro perché questo luogo deve diventare un luogo di riferimento per questo tipo di produzione, nella tutela dell'ambiente e nella tutela del prodotto. Ma come funziona concretamente il campo di coltivazione? Le fasi di lavorazione comprendono la raccolta del latte messo dalle cozze nella corrente che le trasporta, fino ai cocchi di raccolta dove si formano i semi che vengono poi raccolti in apposite reste di cotone. Questi crescono alimentandosi attraverso la filtrazione delle acque marine. L'alimentazione, appunto, in acque marine pulite permette dunque una crescita più lenta del corpo edibile dell'animale, ma rende le sue carni molto più gustose. La maricoltura, sostengono i promotori del progetto, e l'agricoltura del futuro. Vista soprattutto la costante crescita della domanda di alimentazione, il mare diventa dunque un vero e proprio campo da utilizzare per la produzione di cibo.